Lyndon, adesso rispondi a questa domanda. Quali sono i colori del manto dei bovini a corna corte? Rosso, marrone e bianco. Il raccolto medio di un campo di grano? Più o meno intorno agli 80 milioni di singoli grani. La mamma quando compie gli anni? Papà! Rispondi alla domanda. Il 26 aprile. Quali sono le quattro virtù? La testa per pensare con lucidità, il cuore per essere più leale, le mani per rendere servizio e la salute per vivere meglio. Adesso il nome dei piccoli chicchi con i semi. Vado io! Deve essere fra quei rottami! Ok! Ai! 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 Papà! Sono rimasto incastrato! Papà! Papà! Lyndon! Lyndon! Papà! Tira fuori il braccio! Corri subito nel furgone! Ricordate, gente, ancora una volta è arrivata la stagione dell'impollinazione. Fate attenzione agli alveari che vengono trasportati attraverso la vostra zona. A proposito di api, la festa del miele di Sumas sta per cominciare. Qualcuno è sveglio in prigione stamattina? Affermativo, sceriffo, pronti all'azione. Ehi, Slim, la macchina del caffè oggi funziona? Negativo, niente caffè, signore. Deve firmare il permesso, così potrò farla aggiustare. Ci saranno divertimenti per grandi e piccini. Sì. Per i più piccoli le giostre e per i più grandi si stanno organizzando tornei di vario tipo. Perché non provi a rilassarti? Affermativo. Ma questi, come sappiamo, sono fenomeni che si verificano quasi tutti gli anni. Nel frattempo è stato chiesto agli agricoltori preoccupati di avere ancora un po' di pazienza. E adesso passiamo allo sport. Amici, abbiamo visto una partita mozzafiato ieri sera. Voglio fermarmi a salutare Norbert. Buongiorno, Norbert! No, non devi smettere per me. Però potrebbe farlo per me. Sei diventato bravo. Allora, siete pronti per il concerto della fiera? Tanto a te che importa? Lo fa soltanto per fare colpo su Nadine. Dylan, andiamo. Come sta la mia futura vincitrice, eh? Così mi porti sfortuna, non lo dire più. Non porto sfortuna a nessuno. Dov'è la mamma? È di sopra. Audrey, sono io. Mi servirebbe una camicia pulita. Un attimo! Come mai ti vedo più spesso adesso di quando stavamo insieme? Hai trovato lavoro? Vice direttrice al Castello del Latte. Ti ha cercato Sissi? Ah, no, un'altra volta. Sono proprio buoni, tesoro. Li ha fatti tua figlia. Se trascorressi più tempo con lei, lo sapresti. Sai che sto curando un alveare per gioventù agricola? Api? Se ne occupa ormai da più di 2 mesi. Esporrò le mie arnie alla fiera. Arnia o alveari significa la stessa cosa. Però... E dove tieni queste arnie? Dietro il garage. Va bene, l'importante è che rimangano lì. Audrey fa il caffè più buono del mondo. Il Castello del Latte ha fatto un affare ad assumerti. Sono preoccupato per lui. Dylan,
Ci vediamo più tardi. Senti, per quanto tempo ancora dovrò stirarti le camicie? Io non mi aspetto che tu le stiri. Sono passati 6 mesi, Lyndon. Cosa stiamo aspettando? Abbiamo abbastanza soldi per divorziare ora. Non lo so, io credevo che la separazione fosse sufficiente. Ho bisogno di chiarezza. I ragazzi ci vedono insieme, ma non stiamo insieme. Audrey, non lo so ancora. Dobbiamo andare ognuno per la propria strada. Ti vedi con qualcuno? E come potrei se stai sempre in mezzo ai piedi? Da quando abbiamo perso la fattoria è svanita anche la tua fiducia in me. Questo lo pensi tu, non io. Quello che voglio è un po' di pace. Litighiamo in continuazione. E per che cosa poi? Per i soldi? Nel nostro matrimonio, purtroppo, i soldi sono sempre stati un problema. Penso che dovremmo provare a stare lontani l'uno dall'altra. È questo quello che vuoi? Ok, va bene, ci proveremo. Ziki ha chiamato qui stamattina, ti cercava. Audrey, vi prenderete anche casa sua? Non ricominciare. Non sopporto l'idea che tu lavori per quel Deepwater. Ma come puoi farlo? Come puoi anche solo parlare con lui dopo quello che ci ha fatto? Per gli agricoltori di Sumas sei un traditore. Non è stato Deepwater a toglierci la fattoria, è stata la banca. Deepwater è la banca. Ma pensi che mi diverta cacciare le persone dalle fattorie in cui vivono da sempre? Eh? Ma è meglio che vivere del sussidio, non trovi? Adesso devo andare. Deepwater, ti voglio fuori dalla mia proprietà. Questa è proprietà della banca ormai, signor Gilman. Ah, sì? Questo lo vedremo subito. Sceriffo, ha preso un fucile! Sì, ed è carico! A terra! Ziki, non rendiamo le cose più difficili di quanto già non sia. Ah, vai al diavolo, Harris, brutto traditore. Pensavo che fossi uno di noi. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Lo sceriffo non ci manderà certo in prigione per una cosa simile, vero sceriffo? Non lo farò se smetterai di spararci addosso. Lasciami un po' di tempo per raccogliere le mie povere cose, ok? Vai pure, prenditi il tempo che ti serve. Ho intenzione di fargli causa, mi ha sentito? Come vuole, sindaco, ma non riuscirà a portarlo in tribunale. Si sta avvicinando al furgone. Non se ne stia qui! Vada a fermare! Signor sindaco, cerchi di capire. Faccia qualcosa! Voglio che vada ad arrestarlo! Con quale accusa? Tentato omicidio. Se avesse voluto spararci davvero, non ci avrebbe fatti avvicinare. E allora per furto d'auto? Quel furgone appartiene a me ora. Questo posto apparteneva ai suoi prima ancora che costruissero la ferrovia. Per lei non ha valore affettivo, ma per loro rappresenta la storia della famiglia. Ritornerò più tardi a parlare con Ziki. Non si preoccupi, avrà il suo furgone. Cerchi di risolvere questa storia senza problemi. Non l'ho mai vista prima, signore. Sta facendo degli affari da queste parti? Oh, già. No? Habla inglese? Beh, il prezzo è davvero buono, non capita spesso. Se ci fosse stata May, sarebbe stata molto contenta. È sopravvissuta a tutto, sebbene l'abbiano portata al limite. Ma sì, ora sono di nuovo ubriaco e piango perché la mia povera mamma sta morendo. Dov'è quella ciambella? Che diavolo! Maledizione! Ma che cosa ho combinato? È tutta colpa tua! Ma guarda! Ehi, amico! Ti sei fermato proprio in mezzo a questa dannata strada. Non c'era modo per poterti evitare. Il tuo furgone non ha nemmeno un graffio, ma il mio è molto rovinato. Dammi gli estremi della tua assicurazione.
L'assicurazione. Ma che diavolo stai facendo? Ehi! Quello è il furgone di Detweiler. Tanto ti prenderà. Lui si prende tutto. Ormai questo è il furgone di Detweiler. Se lo tenga il furgone, signor Detweiler. Sì, Slim, è il furgone di Ziki, ma non c'è traccia del vecchio. Così hai risolto tutti i tuoi problemi. Slim! Sceriffo? Ho trovato Ziki. È morto. Chiama il dottore, digli che ci servirà un'autopsia. Sì, signore. Maschio, detto Fuko, è di accoppiarsi con la regina una sola volta. Dopo averlo fatto, muore. Ah, non come noi poveri umani che moriamo mille volte. Cowboy, dove vai? Fuori. Fuori? Fuori. Papà, rilassati, mi vedo con degli amici per suonare, ok? Calmati. Spera sempre di incontrare Nadine. Perché non ti fai gli affari tuoi, sorellina cara? Nadine, eh? Devi stare a casa alle 10. Ma dai, mamma! Alle 11. Va bene, alle 11, ma non un minuto più tardi. Promesso. Ciao, mamma. Divertiti stasera. Sei troppo permissiva con lui. Ormai ha 16 anni. Lo so che ha 16 anni. Tu a 16 anni non sei mai rimasto fuori fino a tardi? Sì, ma è un bravo ragazzo e voglio che rimanga così. Non aver paura, devi solo lasciarlo un po' più libero. Ehi, sta lontano dalla finestra, altrimenti lo spaventi. Ciao, tesoro. Accidenti, le ho regalato io il profumo che porta. Dove eravamo rimasti? Non avrai intenzione di andare a liberare le mucche, vero? Tranquillo, ho pensato a qualcosa di più eccitante. Ci divertiremo. Scendi. Andiamo. Facciamo piano. Che intenzioni hai, Jarrod? Sta dormendo. Ma che vuoi fare? È pericoloso. Sarà facile come rubare le caramelle a un bambino.
Dimmi qualcosa, fermalo. Forse dovrei dire il miele a un orso. Io non sarei così tranquillo, Gerald. Mettilo lì sopra. Ma che vuole fare? Ma questa è la fattoria di Dylan. Non mi sembra il caso, Gerald. Era meglio liberare le mucche. Era meglio tornare a casa. Chucky, salta giù e va ad aprire. Dà un calcio all'arnia e buttala giù. Cosa? No, Chucky, non farlo! Dylan, le prove sono andate per le lunghe. Mezzanotte e un quarto. Sì, ma ho fatto tardi, scusa. Cose che succedono. L'importante è che ora sei qui. Dai, va a dormire. Notte. Notte. Il fattore ha detto che le ha trovate così quando è venuto a mungerle. Deve essere stato uno sciame infuriato per riuscire a ucciderle. Già, devono averle fatte infuriare le mucche. La peggior cosa con le api è avere paura. La avvertono come i cani. Ma tu, Slim, che ne sai di api? Aveva uno zio apicoltore. Pensa che si tratti dello scherzo di un ragazzo? Sì, probabile. Dimenticavo, ha chiamato il dottore. I risultati delle analisi del sangue di Gilman. E che ha detto? Ha detto che Zicky è stato avvelenato. Avvelenato? Avvelenato. Ci troviamo di fronte a un vero mistero, Lyndon. Tracce di acido ortofosforico e di mellitina. Chi avrà voluto avvelenarlo? È proprio quello che cercheremo di scoprire. Ora, vedi queste macchie intorno al collo? Sono molto strane. Ed è da queste che cominceremo. Ma che cosa fa? Per guardare dentro devo aprirgli la bocca. Lyndon. Sembra che abbiamo un indiziato. No, grazie. Avanti, prendila, non può pungere due volte. Sì. La morte di Zicky è dovuta a sostanze tossiche. Ah, le tossine delle api? Beh, due o tre punture in gola potrebbero averla gonfiata a tal punto da ostruire la trachea. È morto soffocato? Le punture di api sono frequenti in questo periodo, ma da quando esercito non ricordo un caso di qualcuno punto a morte. Sono un vero idiota. Mi dispiace, Lyndon, ho dimenticato tuo padre. No, non fa niente. Questa mattina, nella fattoria di Dillard, hanno trovato tre mucche uccise dalle api. Lei pensa che ci sia un nesso? Un entomologo della scientifica, ecco cosa ti servirebbe. Conosco una persona che potrà sicuramente aiutarti. Si chiama Riley Muir, sa tutto sulle api. Se c'è qualcuno che può darti una mano, questa è lei. Grazie, dottore. Le sono molto grato. Di niente. Mi dispiace tanto, ma ho sentito urlare. Ah, non si preoccupi, sceriffo. Le api lavorano per me.
Sì, ma a me non piacciono le api. Sì, l'ho capito. Va meglio adesso? Sì, sì, sì. Grazie. Io sono lo sceriffo... Harris, il dottore mi ha detto che sarebbe passato. Sono Riley Muir. Muir? L'insegna diceva Hausman. Riley Muir Hausman. Sono divorziata. Ah, mi dispiace. E lei? Ah, io sono separato. Ma che faceva con le api? Ho la sclerosi. Sto sperimentando una terapia che utilizza il veleno delle api per rafforzare il sistema immunitario. Davvero? Non avevo mai visto una cosa così. Sono malata e le api mi fanno stare meglio. Allora, vediamo questa piccola combina guai. Eccola qui. Forse è meglio che si allontani, sto per aprirlo. Divertente. La vittima è stata all'estero recentemente. All'estero? Beh, per esempio in Sud America. È successo qui, a Ferril Creek. Il vecchio Ziki non ha mai lasciato la sua città, figuriamoci lo Stato. Questo tipo di insetto si trova abitualmente in posti come il Perù, il Guatemala e certe zone del Brasile, ma non dalle nostre parti. Ha mai sentito parlare della scutellata africana? Una specie comunemente nota come ape assassina. Ape assassina? Qui, nel nostro stato? Sono state avvistate in alcuni posti a sud, nel Texas, New Mexico, in Arizona, in California. Tutto questo mi sembra piuttosto strano. Beh, non sarebbe venuto da me se non avesse sospettato qualcosa di piuttosto strano. Senta, ieri notte, per colpa delle api, un fattore ha perso 3 capi della sua mandria. Ora ha catturato tutta la mia attenzione. Allora che ne pensi? Penso che le api assassine siano arrivate a Sumas. Abbiamo un problema serio. Ho letto qualcosa su di loro sul National Geographic. Possiedono il pungiglione comune delle api, ma sono 10 volte più aggressive, non è così? Sì, è vero. Un'invasione di api assassine. Sumas sarà al centro dell'attenzione. Proprio il tipo di attenzione di cui non abbiamo bisogno ora. Sarà meglio non andare in giro a spargere la voce finché non ne saremo certi. Soprattutto adesso che siamo nella stagione dell'impollinazione. Beh, sei tu l'esperta. Riley, spero non ti dispiaccia se te lo dico, ma sei un po' pallida. Sceriffo, credo che abbia un calo di zuccheri. Perché non la porti fuori e le offri qualcosa da mangiare? Ma tranquillo, non morde. Se non vengo provocata. Ok. Andate. E come sono arrivate qui da noi? Sono originarie del Brasile, ma è possibile che abbiano portato qui alcune regine per fare esperimenti e che alcune siano fuggite e si siano accoppiate. Potrebbe essere andata così, ma nessuno può dirlo con sicurezza. Magari sono state trasportate dal vento o si sono fatte dare un passaggio da un furgone di verdure. È difficile da stabilire. È difficile leggere il loro passaporto e non sempre se lo fanno timbrare. Ma è anche possibile che siano state portate qui di proposito. Perché qualcuno l'avrebbe fatto? Nella contea di Sumas ci sono migliaia di acri di terra in fiore in questa stagione. Se il polline non viene portato di fiore in fiore, le piante non produrranno raccolto. Sfortunatamente non ci sono abbastanza api per tutti, così gli apicoltori di tutto il paese ci portano le loro arnie. Gli alveari? Stai imparando. È una grande industria migratoria. Apicoltori provenienti da stati come la Florida o la California arrivano fin qui, nello stato di Washington. Sai cosa penso? Che alcuni camionisti potrebbero trasportare interi carichi di api assassine senza neanche saperlo. Ciao, Lyndon. Audrey! Ti presento Riley Muir. È un'entomologa, sì. È lei che mi sta aiutando con il problema delle api. Ah, sì, il problema delle api. Fammi capire bene, vorresti che non impollinassimo i nostri campi? Solo fino a quando scopriremo da dove provengono queste api. Non vi chiedo di rimandare indietro gli alveari, ma di tenerli coperti finché non scopro se sono api assassine. Poveri noi, signore, aiutaci. Lo sceriffo vuole rovinarci come ha fatto con se stesso. Vuoi davvero farci finire tutti sul lastrico, Lyndon?
Siamo nel mezzo della stagione dell'impollinazione. Perderemo il raccolto. Sì, andrà così. Queste api hanno già ucciso 3 capi di bestiame e uno di voi, Zeke Gilman. Vi sto solo chiedendo una settimana, ragazzi. Una settimana. Una settimana senza impollinazione. I furgoni faranno rotta verso la prossima città e noi perderemo i contratti. Queste api sono imprevedibili e molto pericolose. Meglio dormire all'aperto e raccogliere il grano in mezzo agli escrementi dei cavalli. No, signori, io non ci sto. Andiamo con lui. Sì, andiamocene. Perché diavolo fate tutto questo, sceriffo? Stiamo cercando di isolare un'invasione di api assassine. Cosa? Api assassine africane. Ah, sì, ho visto anch'io quel film in TV. Si chiamava Attacco di... Forse non erano api, erano piranha. O forse erano alligatori. Gna gna gna. Un film di serie Z. Che cos'hai? Tutto bene? Eh? Sì, solo un leggero tremore. Tra un minuto starò meglio. Ok. Ehi. Dylan! Ma guarda! È ora che li apra. Ciao tesoro, mi dispiace di essere stato impegnato più del solito ultimamente. Non fa niente, papà. Fare lo sceriffo deve essere un lavoro stressante, come quello dei controllori di volo. Sì, lo è, hai ragione. Sai, pensavo che vedere come lavora un vero apicoltore potrebbe aiutarti per la tua presentazione. Credevo che tu odiassi le api. Infatti le odio. Ma lei ti piace? Beh, è una donna molto in gamba. Sono sicuro che piacerà anche a te. No, no, Slim, così non va bene. Ma non mi interessa. Chiama i camionisti, la polizia stradale. Voglio una lista di tutti i furgoni per l'impollinazione. Hai già provato su internet? Ah, sì, che lo puoi usare il computer. Ok, allora, intanto puoi cominciare ad accenderlo. Ogni colonia conta circa 50.000 api, che produrranno circa 27 kg di miele. Hai paura? No, a me... piacciono le api. Anche a me. È un vero peccato che la maggior parte della gente pensi che le api siano insetti arrabbiati che attaccano qualsiasi persona si avvicini loro. Se qualcuno venisse a riempire la mia casa di fumo, sarei arrabbiata anch'io. E ne avresti ogni diritto. Ma in realtà lo sapevi che il fumo le calma? Altrimenti ora lotteremmo contro uno sciame inferocito. Se fossi stata un'ape quando la banca si è presa la nostra fattoria, avrei punto il sindaco di Dwaller. Doveva essere un bel posto, vero? Sì, era molto bello. Io avevo un vitellino e... Riley. Sì, Cassidy. Papà mi ha detto che sei malata. Sono malata di sclerosi. La sclerosi? Che cos'è? Si chiama sclerosi multipla. È una malattia che attacca il sistema nervoso. Pensi che morirai? Non penso mai alla morte. Solo alla vita. Prendi questa piccola ape. Lei vive soltanto per 30 giorni. Se riflettesse sul destino come facciamo noi, non svolgerebbe più nessun lavoro. Ecco perché si dice indaffarata come un'ape. Dimenticavo queste. Le bollette, giusto in tempo. Tua figlia dice che Riley è simpatica. Uscite insieme? Perché tu non stai uscendo con quel Dave? Non avevamo una discussione simile dai tempi del liceo.
Lyndon, la gente comincia a parlare. Di me e Riley? No, di te e delle api assassine. Ah, ma fammi il piacere. I ragazzi sentono parlare i loro amici di questo. Ne parla tutta la città e i clienti mi guardano in modo strano. Senti, in questa contea, se dici che sta arrivando un tornado, tutti corrono a rinchiudersi in cantina in un batter d'occhio. Ma se provi a nominare le api assassine, tutti diranno che ti manca qualche rotella. Sceriffo? Che c'è, Slim? Attacco cardiaco, casa di Sissy Efron. Va bene, sto andando. Stavolta sarà vero? Spero proprio di no. Caffè? Non riusciva a respirare e poi ha perso i sensi. Un attacco di cuore. Hai visto qui? È una puntura d'insetto. È la puntura di un'ape. Se fosse stata allergica alle api... Potrebbe essere. Mio padre è morto così. Dunque, c'è un problema di api assassine a Sumas, signorina Muir? Sì, abbiamo un problema di api, ma in questo caso non possiamo dare la colpa all'ape assassina africana. La signora Sissy Efron ha avuto un grave shock anafilattico provocato dalla puntura di una comune ape europea. Eccola qui. Allora, avete trovato qualcosa nei furgoni per l'impollinazione ai quali state dando il tormento? Per ora non abbiamo trovato altre tracce di api assassine, ma credo... Molto bene. Allora possiamo smettere di comportarci da isterici. Comunque penso che sia precipitoso... La sua carriera di sceriffo è giunta a termine se non la smette con questa storia. Sono stato chiaro? Non c'è nessuna ape assassina qui a Sumas. Va bene. Se lo dice lei... Potete andare. Papà, mi fai guidare? Non ho ancora la patente. Possiamo metterci nei guai. Allora fammi un favore. Fai parlare me se ci ferma la polizia, va bene? Esci sempre con quel Gerard Wiley? Gerard? È un poco di buono. Sì, è un po' scemo. Quindi la mia sensazione è esatta. Ti vedi ancora con quella ragazza? Riley? Con quante ragazze esci, papà, oltre a Riley? È stata solo molto gentile a darci una mano nell'indagine. Quale indagine? Lo sai, quella sulle api. Credevo che tutta quella storia fosse... Beh, un falso allarme. Non è così? Ci sono già stati due decessi collegati alle api. Sono piuttosto preoccupato. Sì, ma solo perché tu hai paura delle api. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti, eh? Beh, forse non proprio tutti. Sì, alla braccia sono buone. Fantastico. Aiutatemi!
Ma che stai pensando? Vuoi sapere che è successo alla fattoria di Dillard con le api, quella sera? Sì. C'ero anch'io. Unità 1 a centrale. Mi dica, sceriffo, sono ancora qui. Slim, ho l'identificazione di un furgone di api. È un veicolo americano con targa messicana. Voglio che avverti le contee qui intorno e che dirami un comunicato alle pattuglie della polizia stradale. Sceriffo, ma la storia delle api non era finita? Niente affatto. Ascoltami bene, quando hai finito, trova Gerald Wiley e portalo dentro. Non posso. Perché no? Quando la madre non l'ha visto per cena, ha chiamato qui e credeva che l'avessimo messo dentro. Si farà vedere quando meno te l'aspetti, fa sempre così. Certo, non è una scelta facile. Sceriffo Harris! Venga qui un momento! Potrei usare la sua capacità di osservazione? In cosa posso aiutarla? Ecco, ultimamente lei è diventato una specie d'esperto d'api. Che ne dice di stabilire quale di queste deliziose api sarà incoronata regina? Forse dovremmo lasciare questa decisione al giudice. In questa città sono io il giudice e la giuria. In qualsiasi faccenda non se lo dimentichi, Harris. Non voglio più sentir parlare di api assassine, chiaro? Me l'ha già detto. Ci tenevo a ripeterglielo. Quando lei riuscirà a sfrattare la vedova Gilman, sarò di nuovo un uomo felice. Ragazze, venite qui. Ho notato che il nostro sceriffo non ha il distintivo della festa del miele. Bene. Ecco fatto. E adesso, sceriffo Harris, è uno di noi. Sceriffo, ha chiamato la polizia stradale. Il furgone con la targa messicana è stato avvistato sulla statale 13. Ricevuto, vado sul posto. Fermo! Non può andarsene ora. Chi trasporterà tutta quella roba? Ha ottenuto una sospensione del procedimento, signora Gilman. Oh! È lui. Andiamo e togliti. L'ho trovato, Slim. Mi dirigo a est sulla 13 verso Ferry Creek. Affermativo, sceriffo. Si ricordi che quel furgone potrebbe essere pieno di api mortali. E come potrei scordarmene? Vai piano. Sta correndo come un pazzo. Forse ha paura che gli controlli il passaporto. Deve essere un clandestino. Voglio che chiami la polizia stradale. Deve piazzare un blocco all'incrocio di Ferry Creek. Mi hai capito bene?
e vai piano. E ora dov'è? Centrale, si è ribaltato. Mi trovo a 5 chilometri da Ferry Creek. È meglio che mandi un'ambulanza, Slim. Sembra messo male. Le api abbandonano l'alveare! Sceriffo! Sceriffo! Vengono verso di me! Sceriffo! Sceriffo, sta bene? Sì. Ora sto bene, Slim. Ok. Chiama Riley e dille che lo sciame è in libertà. A tutti noi è capitato di vedere uno sciame d'api, ma non è detto che debba attaccare. Ma quelle sono api assassine africane. Secondo me nessuno è più sicuro di niente in questo momento. Signor Detwaller, la prego. Finché non riprenderemo quelle api, dobbiamo rimandare la festa. Harris, sono arrivati i capi della Meglomart per vedere la nostra cittadina in tutto il suo glorioso splendore. Non si può rimandare la festa solamente perché un uomo impazzito ha la fobia delle api. Dove sta andando adesso? Sono stato punto una volta. Non mi succederà di nuovo. Prendermi cura del mio alveare, la festa è domani. Nessuno va da nessuna parte finché quello sciame non se ne sarà andato. Dov'è Dylan? È andato al lago, mi ha detto di non dire niente a nessuno. Perfetto. Mio padre mi portava qui quando ero piccolo. È bellissimo. Se ne sta andando. Sì. Fa freddo. Vieni più vicino a me, così ci scaldiamo. Ok. Ah! Aiuto! Corri! Oh mio Dio! Corri! Presto! Vieni dentro! Andate via! Lasciateci stare! E se entrassero? Non lo faranno! Non possono farlo, ok? Mi hanno fatto! State indietro! Ti prometto che andrà tutto bene! Nadine! Papà! Papà, siamo qui! Oh mio Dio! Ascoltatemi adesso! Dovete stare fermi, non dovete agitarla ancora di più! Andrà tutto bene! Ok? Coraggio!
Dylan! Dylan! Dylan, sono andate via! Papà! State bene? Le hai viste anche tu, erano dappertutto, devi credermi! Andiamo, entriamo in macchina. L'hanno punta? Sì, ma solo un paio di volte. E tu? Tu stai bene? Io sì, guarda quel poveretto. È stato orribile quello che gli hanno fatto. Già. Adesso chiamo il medico legale e farò portare il corpo via di qui. Su, morta. Forza, entrate prima che ritorni. Andiamo, andiamo. Quello che è successo a suo figlio è avvenuto a parecchi chilometri di distanza. Ma un uomo è morto. Il lago di Parker non fa nemmeno parte della contea e quindi non è nella sua giurisdizione. Chi crede di essere per parlarmi in questo modo? Sceriffo, se non la smette di urlare e non cerca di comportarsi in modo civile, mi costringerà a chiederle di restituirmi il distintivo. Se lo prenda pure, come ha preso la mia fattoria. Ma non potrà impedirmi di avvertire la gente di queste api assassine. Tanto a lei non è mai importato niente di Sumas. Ci ha già venduti alla Meglomart tanti anni fa. Dagli anche tu. Tenga, prego. Grazie. Anche per lei. Di che si tratta? Stiamo mettendo al corrente la popolazione che delle api molto pericolose sono arrivate dal Messico su alcuni furgoni. Per evitare rischi mortali basta seguire le istruzioni riportate sul volantino. Deve venire subito qui, sceriffo, a fare qualcosa, altrimenti ci penserò io. Sì, sì, mi dispiace, ma non sono più lo sceriffo in questo momento. Allora chi devo chiamare? Credo che debba chiamare Slim. Ma io non ho il suo numero. 911. Non mi serve il 911, userò il mio vecchio fucile. Ho capito che devo fare da sola. Sarebbe meglio che tu ci andassi, un'ultima volta. Un'ultima volta, sì. Entreranno dalla presa d'aria. Il cammino. Devo chiudere la cappa. Lasciatemi in pace! Qualcuno mi aiuti! Lasciatemi in pace! Thank you.
Sì, sì. È in casa? Sì, sì. È morta! Sì, sì, è morta! In un modo orribile! Cosa? L'intera casa è infestata da alveari, ma le api non ci sono. Volevano trasformare la sua casa in una colonia, ma forse non era adatta per la regina. Oppure non era abbastanza grande, quello sciame deve essere immenso! Come faremo a fermarle? Qui non abbiamo un'attrezzatura fumogena grande abbastanza. Per ora dobbiamo assicurarci che restino tutti al riparo fino a quando lo sciame non si sarà disperso naturalmente. Grandi assembramenti, rumori forti, odori intensi, profumi, queste che cose attirano le api. Grandi assembramenti? Sì. Come una festa? Con un gruppo rock e tanta gente che va in giro a mangiare zucchero filato, pizza e cose del genere? La festa del miele. Quando una di queste api punge, rilascia il cosiddetto feromone, una sostanza chimica che riesce ad agitare anche le altre api. E non soltanto quelle africane, ma anche le api del miele europee. Con tutte le api già preposte all'impollinazione, hai idea di quante potrebbero essere in totale? Gliel'avevo detto di non uscire oggi. Cassie riespone le sue arnie e Dylan debutta con il suo gruppo. Ma forse lo sciame si limiterà a passare sulle nostre teste. O ci lascerà dei vasetti di miele con dei messaggi affettuosi. Questa festa del miele di Summas è la più grande finora. Hai visto quanti anni? Abbiamo eventi per tutte le età. Venite, gente, la festa sta incominciando. Ricordatevi, per ogni vasetto di miele che acquisterete, riceverete in regalo una bellissima maglietta. Cari da amici, tre anni? Beh, non l'avrei mai detto. Sei così giovane. Deve essere fantastico lavorare per una società come la Megalomar. Questo è per lei. Oh, sono molto contenta che mi abbiano scelta per la festa molto di Summas. Carino. Piccola ape. Allora ti piacerebbe vedere qualcosa della nostra città? Allora, tesoro, le vostre scarpe da ballo. Sei contenta di essere venuta? Siamo fieri di presentare un gruppo di Summas che debutterà sul palco centrale. Dov'è papà? Sono sicura che sarà qui a minuti. Non se lo perderebbe mai. Don't forget that you're not alone. Cause that's where the surfer makes his home. Skyrider, 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 Skyrider. Drop the question, listen to no other space. Accepting your victory is a fate. Says, what fools these mortals be. By this I think kings, you and me. You and me. Yeah. Unità 1 a centrale, mi senti? Non c'è nessuno alla centrale, siamo tutti qui alla festa. Non sento bene, Lyndon, è lei? Sì, sono io, Slim. Meno male che ha chiamato, deve restituire la macchina della polizia. Che ne dici se te la riparto subito, Slim? Ora, per me va bene. Senti, tutto bene, non ci sono api da quelle parti. Api! Sono le api assassine! Slim, mi senti? Le api assassine! Via! Mettetevi al riparo! Happy! Le api assassine! Skyrider! Skyrider!
va tutto bene. Voglio soltanto che restiate calmi. Per favore, qualsiasi cosa accada, non fatevi prendere dal panico. Cercate di dirigervi lentamente verso il parcheggio. Perché? Bisogna aggiustare la luce del passaggio a livello. Slim, dove sei adesso? Accanto al barbecue. Slim, dov'è la mia famiglia? Non lo so. E le api, dove sono le api? Non lo so. Il mio primo giorno da sceriffo è stato un disastro. Dov'eri mentre succedeva tutto questo? Ho cercato di calmare la gente, ma tutti fuggivano impazziti. Allora mi sono nascosto in un furgone. Quando sono uscito non c'era più nessuno. Vai a controllare quel capanno, il caseificio e le abitazioni. Io controllo i capannoni del bestiame, dei polli e degli agricoltori. Sì, va bene. Accidenti. È strano. Aspetta, lo senti anche tu? Sono lì. Sono andate lì dentro per ripararsi. Le api sono calme adesso. Stanno costruendo una nuova colonia. Ma se le disturbiamo, pungeranno qualsiasi cosa si muova. Dobbiamo farle restare dentro o alcune di loro formeranno un altro sciame. Papà! Guardi che ho trovato. Papà, mi dispiace. Ho chiesto io a mamma di accompagnarmi. Va tutto bene, Dylan. Va tutto bene. Oh, sei salvo. Tutta colpa mia. Ho paura, mamma. Anch'io, tesoro. Va bene, adesso che facciamo?
Stanno costruendo un enorme alveare. Per far uscire la gente da lì, dovrei riempirlo di fumo. Ok. Slim, queste sono le chiavi del fuoristrada. Non c'è bisogno che me le dia adesso. Che cosa hai capito? Voglio che vai a prendere l'attrezzatura di Riley e la porti immediatamente qui. Oh, sì, va bene. Dylan, senti, non devi preoccuparti, ok? Tirerò fuori tua madre e tua sorella da lì. Io entro. No, è meglio che vada io. Chiunque entri lì verrà punto. Con il mio sistema immunitario, invece, il mio corpo può sopportare 20 volte la dose letale di veleno delle api. Tu saresti a rischio considerando la storia della tua famiglia. Mamma, stanno costruendo un alveare. Noi ci troviamo proprio in mezzo. Shh. Ho paura, mamma. Ok. Ma che succede? Tutto bene? È un leggero tremore. E qual è il motivo? L'ultimo attacco che ho avuto ancora non mi è passato. Ma perché non me l'hai detto? Con la mia malattia c'è sempre qualcosa che non va. Non puoi entrare lì dentro. Per favore, fammi andare. Io non ho niente da perdere. Tu hai una famiglia che ha bisogno di te. No, non posso. Invece io entro. Cosa vuoi che mi succeda? Possono pungermi. Ma se ti aggrediscono potresti morire. Promettimi che se ti lascio entrare lì dentro non farai l'eroina, ok? Devi stare attenta. D'accordo, non preoccuparti. Ce la farò, vedrai. È lei, mamma, è venuta Riley. Adesso non devi avere paura. Ok, due o tre alla volta. Camminate piano, non disturbiamo le api. Non preoccuparti, usciremo anche noi. Usciamo, piano. Adesso. Piano, fate piano. Piano. Presto, dentro il capanno. Entrate in macchina, presto. Riley, no. Non vedere niente. È un piacere far affari con lei. La maggior parte delle persone sono contente di uscire di prigione. Sapevo che mi avrebbero pagato per andarmene. Il fatto che loro avessero avuto bisogno di me quel giorno non significava che non mi avrebbero usato come capro espiatorio la volta successiva. Ma io sono tornato a fare quello che faccio meglio. Quattro camion di ombrelli. Ombrelli da sole? Yalla, massala, massala. Yalla, massala, massala. Non fare sciocchezze, papà, ok? Fai uscire mamma e Cassie. Sta tranquillo. Anche Riley. Non avere paura, farò uscire tutti. Thank you.
Lyndon! Torno subito. Scusa. Fortuna è finita bene. Ehi, papà! Tutti i vigili del fuoco sono rimasti colpiti. È stata un'esibizione unica. È stato più difficile spegnerlo che accenderlo. Ciao. Ciao. Credevo che avessi paura delle api. Un po'. Per un attimo ho pensato che non ce l'avresti fatta. Mi dispiace di averti deluso, dottore. Quante volte ti avranno punta? Forse quanto basta per far regredire la sclerosi. Sarebbe veramente fantastico. Grazie per tutto quello che hai fatto. Cassidy, mentre mi ristabilisco ho bisogno che qualcuno si prenda cura dei miei alveari. Conosci un bravo apicoltore? Papà, posso? Non lo so, è meglio che prima chiedi anche alla mamma. Senta, sceriffo! Ho delle brutte notizie. Ora che c'è, Slim? Cavallette giganti? Peggio. Quelli della Meglomart, dopo questo incidente con le api, intendono bloccare tutti i programmi di costruzione a Sumas. Se ne vanno via! Ci sai proprio fare con le api, tesoro. Una volta lavorato, che percentuale di farina si ricava dal grano? Il 40%. Quando è il compleanno di mamma? Andiamo, papà. È l'11 marzo, segnatelo. Pensi che siano andate via davvero? Penso che d'ora in poi vedremo sempre un bellissimo cielo sereno. Thank you.